All'Angelini di Chieti dura meno di 20 minuti il match tra i neroverdi e l'Atletico Ascoli. Il triplice fischio dell'arbitro Marangone di Udine arriva esattamente al 22esimo, quando il direttore di gara, sul parziale di 0-0, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, non riuscendo a recuperare dall'infortunio che lo aveva colpito qualche minuto prima. Purtroppo nella Serie D, pur essendo un campionato nazionale, non è prevista la presenza del quarto ufficiale di gara, che eventualmente avrebbe potuto sostituire l'arbitro, una mancanza su cui la Lega Dilettanti dovrebbe riflettere. A fine gara lo staff medico del Chieti, che era intervenuto sul rettangolo di gioco, ha dato notizia che dovrebbe trattarsi di uno stiramento al bicipite femorale della gamba sinistra. La partita verrà recuperata in data da destinarsi. Una prima ipotesi potrebbe essere mercoledì 17 gennaio, ma è più probabile che la Lega deciderà per il mercoledì successivo 24. Naturalmente si riprenderà dal 22esimo minuto e dallo 0-0. Un vero peccato, perché tra i tifosi c'era molta attesa e curiosità nel vedere all'opera la squadra del nuovo corso Gennaro Iezzo, subentrato prima di Natale a Mauro Chianese. Nell'undici iniziale del neotecnico due novità sostanziali: Mazzei, schierato a centrocampo, e quella obbligata del portiere Vitiello a causa dei contemporanei forfè di Antignani e Serra. L'ultimo arrivato dal mercato, il centrocampista Castellano, partiva invece dalla panchina. E a proposito di mercato, chiuso quello dei dilettanti, la società neroverde potrà pescare tre professionisti. Nel mirino un centrocampista e una punta. Per allora di cronaca, nei minuti giocati è successo poco o nulla. È partito meglio l'Atletico Ascoli, che in un paio di occasioni ha tirato, peraltro senza inquadrare la porta, con Cesario, una delle due punte schierate dal tecnico Seccardini. Per il Chieti da segnalare un colpo di testa di Fall sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che però non ha spaventato l'estremo ospite Pompei, e un'incursione in area al termine di un'azione insistita che ha portato alla conclusione il terzino canale con la palla uscita di poco a lato. Poi, come detto, l'infortunio e la sospensione del match. E da martedì Chieti con la testa già al derbissimo del Gran Sasso d'Italia contro l'Aquila.